Ciao da Lucia! Allora, nella presentazione vi ho già fatto vedere eh, il progetto finito eh, il mio progetto finito. Eh, che è eh, la nostra bellissima, io la chiamerò K, ma in realtà è un coprispalle con maniche. Eh, fatta con questo bellissimo filato, ovviamente, io avendo già il progetto iniziato, ve lo faccio vedere. Tutto quasi finito, diciamo il mio gomitolone. Ma il mio gomitolone per l'appunto è di Hugues Moer, eh, acquistato ovviamente da Italia Artisan. Sapete che i filati ice yarns io li acquisto tutti da Italia Artisan, la mia amica Francesca, che è sempre molto eh, brava e ed esperta e di conseguenza sa consigliarmi il filato migliore per il mio progetto. Metto un attimo da parte il mio gomitolo per farvi vedere nel progetto iniziale io dove sono arrivata prima di iniziare le spiegazioni. Ecco qui, prima di iniziare le spiegazioni io vi faccio già vedere dove sono arrivata nel progetto originale, ovviamente ora proseguiremo insieme. Prima vi farò vedere la partenza quindi del mio progetto. Eh, che io ovviamente ho, ho già realizzato, ma vi faccio vedere appunto la partenza del mio progetto e ovviamente come si eh, costruiscono poi le maniche attaccate al mio eh, progetto. Eh, io ovviamente ho già realizzato eh, parte del progetto originale proprio perché eh, voi sapete. Che eh, generalmente io preferisco a ah, lavorare sui campioni per una questione di spiegazione, per me è più comoda e di conseguenza preferisco notevolmente lavorare su campioni. Due perché questo filato, essendo molto peloso e, e scuro, è bellissimo da lavorare, ma per farvi vedere il punto. E per la spiegazione forse eh, poteva avere ehm, dei problemini di visibilità nella videocamera e quindi ho preferito poi usare vedete, userò un filato qualsiasi eh, di uno spessore abbastanza vedete abbastanza grosso questo filato e, e lo userò vabbè, con lo stesso uncinetto io ho usato il 5 e mezzo ecco già che ci siamo vi dico anche appunto però voi sapete che vi lascio sempre la lista dei materiali nei quali vi dico anche l'uncinetto comunque è un uncinetto del 5 e mezzo userò appunto questo filato che è un filato qualsiasi e mi serve solo ai fini della spiegazione: il filato principale usato per il mio progetto è questo che vi consiglio caldamente perché la sua morbidezza e eh, l'effetto poi del lavoro finito, guardate, è stupendo. E quindi eh, io vi consiglio di usare il mio stesso filato sapete comunque che non siete assolutamente obbligati ad usare il mio stesso filato io eh, per avere il mio risultato vi dico qual è il filato ovviamente eh, vi lascerò eh, nel box informazioni eh, il link sia di taglia artisan quindi per visionare la pagina nel suo totale quindi con tutti i filati sia direttamente il link diretto del filato, così che voi possiate eh, andare direttamente se vi interessa ad acquistare questo eh, filato, benissimo. Io direi che posso iniziare eh, con la spiegazione e quindi eh, vado a mettere. Un numero imprecisato di catenelle nel senso numero imprecisato l'importante è che sia pari eh, quindi non ci interessa quante sono io per il progetto iniziale ho montato 70 catenelle per una taglia m 70 catenelle a fine progetto quindi guardate comunque il video sempre fino in fondo perché a fine progetto vi darò tutto le misure quindi larghezza per le 70 catenelle altezza del lavoro lunghezza delle maniche quindi per favore guardate eh, il video fino alla fine altrimenti potreste perdervi dei dati importanti benissimo andiamo direttamente al progetto allora per il nostro campione io ho montato 30 catenelle sappiate comunque che per il progetto originale ne ho fatte 70 per una taglia M quindi vado a chiudere a cerchio ecco qua vado a chiudere a cerchio la mia eh, catenella mi raccomando state sempre attenti che rimanga dritta dopodiché vado a fare un semplicissimo giro di eh, maglia alta quindi in ogni catenella di base a fare una maglia alta tirando dentro ovviamente il filo d'inizio così non dovrò andarlo a nascondere successivamente in questo modo vedete vado tranquillamente a fare tutte le mie ecco qua, maglie alte potreste fare con un altro filato anche il giro di maglie basse perché ho fatto le maglie alte ho fatto le maglie alte perché il, eh, lo yugmo air è un filato molto pelosetto e la maglia alta era leggermente più visibile e quindi ho preferito fare la maglia alta se vo a voi fa piacere potete eh, se usate lo stesso filato vi consiglio proprio la maglia alta per questa motivazione se eh, invece usate un filato differente eh, potete decidere di fare uh, il primo giro o di mezza uh, maglia alta oppure di uh, maglia bassa mm, se volete partire direttamente con poi il punto è in, uh, in rilevante il giro di partenza io uh, ho fatto per comodità perché così uh, si vedeva meglio vado avanti fino a fine giro e poi iniziamo insieme la lavorazione Ecco qui al termine del primo giro di maglie alte non facciamo altro che andare a chiudere nella terza catenella di inizio con una maglia bassissima e abbiamo concluso il primo giro. Il secondo giro inizia in questo modo, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carichiamo il filo, rientriamo nella stessa maglia alta sottostante e andiamo a fare una seconda maglia alta, una catenella di separazione. Carichiamo il filo e sempre nella stessa maglia alta sottostante entriamo e facciamo una maglia alta chiusa a metà. Cosa significa? Abbiamo catturato il filo, abbiamo tre asole sull'uncinetto. Carichiamo il filo e usciamo solo da due. Dopodiché ricarichiamo, rientriamo nella medesima maglia alta sottostante, carichiamo e usciamo di nuovo solo da due. Ci ritroviamo tre asule sull'uncinetto ed ora le possiamo chiudere tutte insieme. Ecco qua, abbiamo fatto il nostro primo punto. Senza catenella di separazione, ricarichiamo il filo, saltiamo una. Maglia alta sottostante e nella seguente andiamo a fare la stessa cosa con una eh, piccolissima modifica. Siccome non abbiamo più le 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, andiamo direttamente a fare la nostra prima maglia alta chiusa a metà. Quindi abbiamo tre asole, carichiamo il filo e ne facciamo cadere solo due, ricarichiamo, entriamo nella stessa maglia alta sottostante. Abbiamo quattro asole, ne facciamo cadere due, ce ne rimangono tre, a questo punto carichiamo e le facciamo cadere tutte catenella di separazione e sempre nello stesso punto rientriamo, facciamo un'altra maglia alta chiusa a metà, quindi tre asole ne facciamo cadere due e rimaniamo con due. Carichiamo, rientriamo nello stesso punto, di nuovo quattro asole, ne facciamo cadere due, rimaniamo con tre e a questo punto le facciamo cadere tutte. Vedete, stiamo già apportando il primo giro di aumenti in questo giro, quindi Stessa cosa, ricarichiamo, saltiamo la maglia alta sottostante nella seguente, quindi ne salteremo sempre una, andiamo a fare mezza, eh, una maglia alta chiusa a metà, non mezza, ricarichiamo un'altra chiusa a metà ed ora chiudo tutto, catenella di separazione, ricarico nella stessa maglia sottostante di nuovo maglia alta chiusa a metà, di nuovo altra maglia alta chiusa a metà chiudo tutto insieme ecco qua vedete rimane molto stretto questo è il nostro primo giro di aumenti e andiamo avanti così saltiamo la maglia sottostante nella successiva scusate la maglia successiva a quella lavorata ne saltiamo una quindi andiamo nella seguente maglia alta chiusa a metà di nuovo chiusa a metà chiudo tutto insieme catenella di separazione entro di nuovo in questa maglia alta chiusa a metà di nuovo carico maglia alta chiusa a metà chiudo tutti insieme ecco qua senza catenelle scusate si era interrotta la registrazione perché mi era finita la batteria della videocamera quindi andiamo avanti così per tutto il giro ve lo faccio rivedere l'ultima volta dopodiché andiamo avanti separatamente allora aspettate ecco che si è anche spostata la videocamera mentre mi sono alzata allora carichiamo saltiamo una maglia alta sottostante andiamo nella successiva quindi maglia alta chiusa a metà Punto, maglia alta chiusa metà, chiudo tutto insieme, una catenella di separazione. Stesso punto, maglia alta chiusa metà, di nuovo maglia alta chiusa metà, chiudo tutto e vedete, ho finito il mio nuovo blocco. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Alla fine del giro ci ritroveremo a questo punto. Quindi, cosa facciamo senza nessuna catenella? Ovviamente, eh, vedete abbiamo la maglia, ci avanza una maglia. Andiamo direttamente, ecco, nella terza catenella di inizio in questo modo, Aspetta. in questo modo, e chiudiamo con una maglia bassissima. Il terzo giro lo faremo eh, senza aumenti. In questo modo, allora camminiamo all'interno della primo uh, V creato dalle nostre, uh, diciamo, uh, maglie alte chiusa a metà, vedete, si forma una specie di V, uh, bella paffutella, ecco, diciamo così. Quindi camminiamo all'interno di questa V, in questo modo, facciamo tre Catenelle che saranno la prima maglia alta. Dopodiché andiamo a lavorare nello stesso modo del giro precedente, ma invece eh, di lavorare in una maglia alta, lavoriamo all'interno di questa V senza fare aumenti, quindi esattamente come nel giro precedente. Quindi entriamo, chiudiamo e vabbè, la prima sono sempre due maglie alte singole. Dopodiché facciamo la catenella, rientriamo e andiamo a fare maglia alta chiusa a metà. Maglia alta, chiusa metà e chiudiamo tutti insieme. Dopodiché carichiamo e andiamo direttamente nella nostra eh, V bella cicciottella del prossimo eh, modulo. Quindi entriamo all'interno. Maglia alta, chiusa metà, maglia alta, chiusa metà, chiudiamo tutti insieme. Una catenella di separazione. Di nuovo rientriamo. Maglia alta, chiusa metà, maglia alta, chiusa metà. Chiudiamo tutto insieme, quindi facciamo questo per tutto il nostro giro. Eccoci qua alla fine del terzo giro, quindi arrivati a questo punto. Abbiamo fatto la nostra: non so neanche come chiamarlo. Questo punto la chiamerò la nostra V cicciottosa, che mi piace tantissimo. Quindi entriamo nella terza catenella, ecco qua e andiamo ad unire. A cerchio, vedete inizia il nostro lavoro a diventare eh, curvo. Sta crescendo, vedete facciamo la forma per poter avere il collo strettino e poter appoggiare la partenza sulle spalle. In questo quarto giro, faremo eh, altri aumenti e saranno ovviamente eh, gli ultimi. Gli ultimi di questo. Della, della, nostro, della nostra cappa perché poi inizieremo a scendere dritte eh, lungo i, le braccia, quindi lungo i fianchi. Quindi facciamo come nel giro precedente, camminiamo all'interno del nostro punto. Quindi, dove c'è la catenella di separazione, facciamo sempre le nostre 3 catenelle ecco qua che saranno la prima maglia alta andiamo a fare la seconda maglia alta sempre all'interno dopodiché facciamo due catenelle di separazione non più una quindi rientriamo questa è l'unica variazione vedete facciamo le nostre maglie alte chiuse a metà e dopodiché chiudiamo tutto insieme passiamo nel, sul punto successivo quindi maglia alta chiusa a metà scusate maglia alta chiusa a metà chiudiamo tutti insieme 2 catenelle di separazione di nuovo maglia alta chiusa metà maglia alta chiusa metà chiudiamo tutti insieme prossimo punto maglia alta chiusa metà maglia alta chiusa metà chiudiamo tutti insieme 2 catenelle di separazione prossimo punto maglia alta chiusa metà maglia alta chiusa metà tutti insieme ecco qua scusate non ero nel prossimo punto ero ancora in questo allora quindi prossimo punto di nuovo maglia alta chiusa metà maglia alta chiusa metà chiudiamo tutti insieme 2 catenelle di separazione di nuovo maglia alta chiusa metà maglia alta chiusa metà chiudiamo tutti insieme ecco qua ora ovviamente la lavorazione con questo punto non, si, non è bellissima perché con, scusate con questo punto con questo filato perché io sto usando un filato molto grosso ma è che veramente eh, un sintetico di quelli neanche tanto belli quindi l'ho usato solamente per farvi questo campioncino in quanto è grosso e riuscivo a farvi vedere bene la lavorazione però non è un bel filato quindi comunque non viene bene ora eh, noi continueremo a fare eh, questo aumento vedete fino alla fine del giro dopodiché eh, vi dico già perché la lavorazione andrà avanti così ancora per tantissimo vi dico già sul progetto originale scusate che io l'ho fatto quindi, perché poi dal prossimo giro, niente più aumenti saranno sempre due maglie alte chiuse a metà 2 catenelle 2 maglie alte chiuse a metà. Quindi sarà sempre la stessa lavorazione per tutta la nostra altezza. Quindi, noi abbiamo fatto soltanto eh, tre giri d'aumenti perché il primo giro è quando passiamo dalla maglia alta alla nostra lavorazione. E quello è un giro di aumenti. Il secondo uh, giro di aumenti, ecco saranno due non tre. Scusate, sarà quando aggiungiamo la seconda catenella all'interno della nostra lavorazione e non ci saranno più aumenti. Se voi invece volete il collo più basso, eh, più stretto. Scusate, oggi veramente il collo più stretto, ma avete bisogno di aumentare ancora, eh, tra un modo e l'altro, potete aggiungere una catenella. Quindi eh, fare le due maglie alte con la eh, chiuse insieme le due catenelle centrali le due maglie alte chiuse insieme poi tra un modulo e l'altro aggiungere una catenella però questo eh, non fa parte della mia lavorazione è un'eventualità nel caso a qualcuno servisse allargare un po' di più però io vi consiglio di mantenere questa forma e di aumentare semplicemente il numero di catenelle iniziali perché se no eh, secondo me andate a complicarvi la vita quindi io ho fatto in totale eh, senza contare il giro di maglie alte ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 giri per raggiungere la mia altezza ed ora procederemo con la manica lavorando direttamente sul mio lavoro eh, originale, quindi Andiamo avanti a lavorare sul nostro filato originale, tanto la lavorazione adesso l'avete vista, è molto semplice, di conseguenza, possiamo continuare sul progetto originale. Quindi, fatti i giri che vi mancavano per allungare il vostro progetto, si continua in questo modo. Allora, io ovviamente ho contato. Ehm, ho sovrapposto il lavoro e ho contato le mie, eh, i miei moduli e sono arrivata. Ecco, vedete, li ho messi così sovrapposti bene in modo che coincida eh, il davanti col dietro. Anzi, lo rifaccio prima che. Io uh, vada in confusione, vedete, l'ho sovrapposto bene e so che per la mia manica mi servono 8 moduli. Poi voi prenderete la misura per la vostra manica. Quindi, conto 1, 2, 3, 4 moduli davanti, quindi da qua ne conto 8 1 2 3 4 5 Aspettate perché scuro 6, 7 e 8, volevo farlo in diretta, ma poi ovviamente. Eh, eh, succede che mi ritrovo eh, senza un po' sprovvista ecco qua che cosa faccio entro al centro del mio modulo davanti allora aspettate perché non mi sono preparato a marca punti quindi facciamo così in modo che non perdo il, il punto entro nel mio eh, modulo l'ottavo entro faccio eh, quindi una maglia bassissima Faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle in questo modo. Eccomi, allora sono arrivato, ho fatto 6 catenelle, dopodiché mi unisco con una maglia bassissima al centro del mio uh, modulo dall'altra parte. Vedete, ho chiuso in questo modo. Facendo delle catenelle al centro, perché ho chiuso in questo modo? Perché io non voglio che diventi una mezza maglia top down, voglio che sia una cappa con maniche. Quindi deve avere un'attaccatura da una parte: la manica deve essere staccata. Perché se io vado a chiudere in questo modo, poi mi tirerà. Perché sono scesa molto sotto eh, lo scalfo manica di conseguenza, eh, diciamo che tirerebbe e legherebbe i movimenti invece vedete questa manica rimane proprio così eh, aperta in, qui rimane proprio in questo modo ed è comodissima da portare altrimenti ripeto diventa veramente molto scomodo quindi che cosa facciamo ci siamo attaccati con la mia ecco la nostra maglia basta giriamo il lavoro Ovviamente, perché adesso dobbiamo eh, ricominciare a lavorare come lavorato fino adesso. Quindi partiamo. So che non si vede benissimo eh con questo filato, però è esattamente quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi facciamo 3 catenelle per alzare il nostro lavoro, rientriamo nello stesso foro e facciamo la seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione, ricarichiamo, rientriamo e facciamo la prima maglia alta chiusa a metà dopodiché rientriamo e facciamo la seconda chiusa a metà e chiudiamo tutto insieme vedete come abbiamo fatto fino ad ora dopodiché carichiamo e rientriamo esattamente nel modulo eh, successivo come abbiamo fatto fino adesso quindi sempre chiudiamo tutte e due insieme dopo averle fatte due catenelle di separazione e di nuovo una a metà e due a metà. Quindi andiamo avanti a fare come abbiamo lavorato fino ad ora fino ad arrivare a uh, queste catenelle e poi continuiamo insieme. Ecco qua, sono arrivata a questo punto, perdonatemi se non si vede bene perché purtroppo il filato è scuro. È meraviglioso, ma per le riprese, insomma, uh, è un po' Inadatto perché faccio fatica con un filato così scuro a farvi vedere allora, noi abbiamo fatto 6 catenelle però di moduli all'interno eh, sopra queste 6 catenelle eh, vorrei che fossero 2 e perché l'ho fatto perché le catenelle solitamente tirano e quindi non avremo eh, lo stesso risultato di quando io ho saltato solo una maglia. Eh, sopra al giro di maglie alte e quindi cosa facciamo? Carichiamo, andiamo ad individuare, vi assicuro che si vede. Dalla videocamera non si vede, ma vi assicuro che si vede se lasciate bella morbida la catenella. Quindi entriamo nella catenella, ecco, ovviamente l'uncinetto è grosso, il filo è peloso. Eh, la pri il primo si fa fatica. Dovrei cambiare uncinetto e prenderlo più piccolo. Volendo, se non riuscite, eh, si può fare anche in questo modo. Vado direttamente sotto la catenella, quindi carico lo faccio proprio per agevolare eh, la registrazione. Quindi vado a fare la nostra prima mezza maglia alta, vado a fare la seconda mezza maglia alta, chiudo tutti insieme 2 catenelle e di nuovo entro con la prima maglia alta, chiusa metà ovviamente, la seconda maglia alta, chiusa metà, chiudo tutti insieme. Aspettate perché per fare vedere farvi vedere ho so oh, oh. <ride> fatto scivolare il punto perdonatemi ecco qua voilà vedete lo stringiamo magari più da questa parte e andiamo a fare la seconda sempre prendendo sotto le nostre catenelle ripeto se avete eh, siccome di questo filato bellissimo ce ne sono anche diversi colori se vi capita che è il colore più chiaro, entrate nella catenella perché è decisamente meglio è preferibile entrare nella catenella. Quindi, fatta eh, fatto questo, entriamo io per ritrovarmi già all'interno salto la prima maglia alta ed entro direttamente nel foro del prossimo modulo con una maglia bassissima. In questo modo, vedete, abbiamo iniziato la nostra manica da questo giro. Eh, immediatamente anzi non ne facciamo erano due scusatemi erano due quindi ci alziamo con le 3 eh, catenelle per la prima maglia alte andiamo a fare la stessa cosa anche in questo giro quindi sempre con 2 catenelle andiamo a lavorare in ogni modulo sottostante in questo modo ecco qua saltiamo al prossimo modulo quindi maglia alta chiusa a metà maglia alta chiusa metà chiudiamo tutto insieme a volte si impelano si incastrano i peletti ma questo filato è talmente bello che glielo perdoniamo ecco qua seconda chiusa metà chiudiamo tutto insieme e facciamo così fino al termine del giro quindi come abbiamo lavorato fino a questo momento quindi Chiuso il, il primo uh, e il secondo giro della manica, iniziamo a fare la nostra diminuzione, che ci porteremo quindi la nostra diminuzione che porteremo proprio fino agli ultimi uh, due giri, dove due tre giri, anzi no. 4 giri 1 2 3 4 dove diminuiremo ulteriormente ma in ogni caso io vi faccio vedere in che modo diminuiremo quindi andiamo a prendere il nostro lavoro che ovviamente abbiamo sempre chiuso all'interno del nostro primo disegno andiamo a fare le nostre 3 catenelle la nostra prima maglia alta dopodiché faremo una sola quindi nuovamente una sola catenella di separazione e andiamo a fare di nuovo le nostre due mezze eh, le due ma continuo a chiamarle mezze maglie alte ma in realtà sono due maglie alte chiuse a metà e poi chiuse insieme quindi modulo successivo chiudo a metà la prima chiudo a metà la seconda caten e le, chiudo tutte e due catenella di separazione una sola di nuovo Chiudo a metà la prima, chiudo a metà la seconda, chiudo tutto insieme. Procedo così per tutto il giro ovviamente. Quindi nel prossimo modulo, nuovamente a metà chiudo una catenella. Prima chiusa a metà, seconda chiusa a metà, chiudiamo tutto insieme. Vedete il filo è molto irregolare, adesso qua magari è un po' più sottile, poi diventa un po' più grosso, però guardate il risultato è qualcosa di <ride> veramente eh, strepitoso e poi non potete immaginare quanto è morbido e quanto è caldo, è veramente caldissimo e morbidissimo. Quindi proseguiamo in questo modo. Adesso vi dico all'incirca quanti giri ho fatto io prima della prossima diminuzione. Eccoci qua. Allora ve lo dico subito. Quindi ho fatto i primi due giri sempre eh, con le due catenelle di separazione. Dal terzo giro della manica ovviamente ho fatto 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 giri sempre con una catenella di separazione e gli ultimi 4 giri li ho fatti senza alcuna catenella di separazione. Quindi vedete la manica, anche se ho fatto le diminuzioni in maniera repentina, quindi non ho tolto come faccio io di solito una catenella alla volta per le maniche, vedete il filato è molto omogeneo e quindi eh, la manica scende in modo omogeneo. Oltretutto non partendo dallo scalfo manica ma più sotto noi siamo già partiti comunque con la manica notevolmente più stretta di come eh, facciamo di solito di conseguenza ehm, non è necessario fare tante diminuzioni bene io direi che faccio questi giri poi facciamo gli ultimi quattro ve li faccio vedere giusto per eh, concludere insieme il lavoro ovviamente ve li farò vedere senza la catenella ma vedete si vede che il lavoro è notevolmente più stretto di quanto non lo sia qui e di quanto non lo sia Qui vedete qua se il disegno è molto più aperto, qua va chiudendosi un pochino, eh, però l'effetto devo dire che è veramente strepitoso. Quindi direi che vado a fare i giri eh, rimanenti prima della prossima diminuzione e poi ci vediamo e continuiamo insieme per finire il nostro progetto. Dopo quindi i nostri giri appena lavorati, andiamo a togliere ulteriormente la catenella in mezzo alle nostre, eh, al nostro modulo di maglie alte. Io qui l'ho già fatto, vedete, e, ehm, e quindi stringe leggermente, ulteriormente la manica. Però, vedete che comunque la manica stringe in maniera omogenea e non è. Ehm, non si vede, non si vedono gli scalini delle diminuzioni. Io qui ho già ripreso anche i fili, vi faccio vedere il mio progetto, eccolo qua. Finito, è veramente bellissimo. E appunto, ho deciso di chiamarlo Scaldacuore Caldo Abbraccio perché è veramente una nuvola morbida, morbidissima e eh credo e spero che vi, vi piacerà, vi piacerà farlo, vi piacerà indossarlo, spero che piacerà a tutte voi, io lo trovo veramente fantastico, sia nel colore che nella morbidezza, guardate qui è sofficissimo, delicato, la, è veramente un bel progetto, un, proget un progetto che mi è piaciuto sia lavorare che... Ehm, Appunto, eh, ritrovarmi una volta eh, finito perché è veramente molto bello. Io eh, vi dico ancora per l'appunto. Ah, ecco, no, vi avevo detto che vi avrei detto le misure. Allora ricapitoliamo: sono partita con 70 catenelle e le, la larghezza, ecco qua, della nostra, del nostro scollo con 70 catenelle è di 36 cm 36 cm è una bella apertura quindi più o meno va bene per tutte le taglie però vi consiglio comunque se dovete aumentare la taglia per non dover fare ulteriori aumenti di mantenere eh, di aumentare le catenelle e ripeto anche il multiplo non è non ha un multiplo l'importante è che le maglie siano pari quindi potete aumentare di quanto volete le maniche quindi solo la manica dalla eh, diciamo dalla fine della, del nostro scaldacuore a tutta la manica è di 28 centimetri 28 centimetri e alla base della manica 15 centimetri di larghezza, il nostro scaldacuore è alto 26 centimetri. Quindi, eh, e aspettate, vi do anche la larghezza sotto dopo gli aumenti: sono 58 centimetri. Ecco così avete tutte le misure. Io ho usato meno di un gomitolo. Di Hugmoir, ricordo sempre a tutti che lo trovate uh, nella pagina Italia Artisan. Vi lascio nel box uh, uh, informazioni sotto uh, il, la, il link sia diretto del filato che di Italia Artisan. Così, se non doveste trovare questo filato e siete magari interessati ad altri filati, potete a, andare a dare un'occhiata. Io mi sono divertita molto a fare questo progetto, mi è piaciuto molto, è facile, veloce e molto interessante, adatto alla mezza stagione perché appunto eh, può essere una valida sostituzione alla giacca eh, nella mezza stagione. Quindi quando si vuole uscire con eh, il maglioncino, comunque le, le, le braccia. E le spalle calde, ma senza avere la pesantezza della giacca, oppure portato come un capo: ehm, quindi, come scaldacuore classico, eh, da portare sopra camicie, magliette e quant'altro sotto la giacca. Io vi mando un grosso bacione. Vi invito a, venire, a venirmi a trovare eh, nel gruppo Facebook Creando con Luce Franci. Ciao, ciao, da Luci. Al prossimo progetto, ciao.